tutti, sono Giancarlo Morabito e apro questo incontro piacevole. Io insegno psicologia nella facoltà di lettere e filosofia di Tor Vergata e nient'altro da dire per il momento. E comincio io, abbiamo una presentazione diciamo estemporanea, ci manca il moderatore, però Elena ci darà i tempi in modo di evitare che strafordiamo e spero che abbiate voglia di intervenire e interloquendo rispetto a quello che diremo a proposito di questi due libri. Dunque, visto che inizio, onori e oneri, e quindi l'onere è di rompere il ghiaccio e di avviare la discussione, e l'onore invece entra nel merito. Dunque, presentiamo oggi questi due volumi che vedete, Percorsi evolutivi e Wired Bodies. Una nota personale, leggendo entrambi questi volumi che hanno tantissimi elementi di intersezione, anche nella presenza di autori che compaiono in entrambi i volumi, ma soprattutto nel clima culturale all'interno del quale gli autori si sono formati come giovani studiosi e nel clima culturale che adesso a loro volta stanno costruendo con i loro contributi scientifici e intellettuali in senso lato. Io in realtà li conosco quasi tutti, quindi sono parziale, ci conosciamo quasi tutti, perché il clima culturale dal quale loro vengono è quello modulato dalla mia generazione, diciamo che è intermedia, rispetto a quella dei miei e dei nostri, dico nostri, riferendomi a Elena Gagliasso, a Barbara Continenza, i nostri maestri. E quindi dicevo che dal punto di vista di una nota personale, non mi dilungherò su questo, però leggere questi libri per me è stato piacevole, perché sono veramente ben scritti, rigorosi nell'esposizione, molto ben documentati, ancorati alla solidità di un ragionamento storico, epistemologico e scientifico. E questa è la cifra della intersezione fra la ricerca scientifica e l'analisi storica e il ragionamento teorico, filosofico, epistemologico, la cifra che li caratterizza. E quindi è stato piacevole e interessante. È stato utile perché questi volumi affrontano tematiche, questioni, concetti, termini, interrogativi che sono parte cospicua anche del mio lavoro di ricerca personale. E però è stato anche qualcos'altro, è stato diciamo emotivamente attivante. Diciamo che mi hanno riattivato una serie di percorsi neuronali legati anche all'emozione del mio proprio percorso di studio durante la formazione interna. Volevo dire, il titolo sintetizza benissimo tutto questo del primo volume, Percorsi evolutivi, percorsi, e dall'idea percorsi in tanti sensi, percorsi di questi giovani che formandosi danno luogo alla loro ricerca, percorsi nel tempo delle questioni teoriche di cui si occupano, ma nel tempo davvero, cioè si passa dalla storia della filosofia alle neuroscienze contemporanee, evolutivi, perché c'è tanta, perché il contesto teorico, il frame unificante è l'evoluzionismo, però evolutivi anche in termini di sviluppo, e quindi ancora una volta di percorsi, dell'evoluzione individuale della persona e del lavoro di ricerca che la persona esprime. Quindi Percorsi evolutivi sintetizza molto, molte informazioni su come sono pensati questi libri, su chi sono gli autori che lo compongono, sull'approccio che hanno rispetto allo sviluppo della ricerca e all'analisi del sapere. E l'attivazione emotiva di cui parlavo è perché mi è parso tutto molto, se lo posso dire, molto sovenziano. Il nostro
ceppo di origine a cui mi riferivo quando dicevo che noi ci poniamo come generazione intermedia tra i giovani e i maestri, il nostro ceppo di origine era nell'opera di Montorio Somenzi, che è stato uno studioso caratterizzato da un range di interessi molto vasto e da una bella serie numerosa e variegata di giovani collaboratori, che non sono diventati vecchi, ma insomma eravamo giovani, e ciascuno di noi si è collocato su un versante, ha scelto un prisma attraverso il quale guardare a uno spicchio di questo grande mondo di interessi che veicolava tutti noi Vittorio Somenzi. È una cosa molto bella perché secondo me Elena ha magicamente riprodotto questa situazione, perché in questi libri i contributi sono prodotti da allievi. Ieri, poi ce n'è uno mio che adesso è andato via, ma insomma, allievi che si sono posizionati ciascuno su un versante particolare delle questioni che sono ampissime relative alla filosofia e alla storia della biologia, diciamo delle scienze del vivente in senso lato, appunto la biologia ma anche le neuroscienze per esempio, e quindi ho ritrovato la fertilità e la profondità e anche il garbo di un docente che, come lei si è definita, e supporter then e supervisor, questa è nella presentazione inglese, e mi ha commosso perché è vero ed è bello, non è un supervisore, è un supporter, è uno che alimenta, guarda un po' dal di fuori e un po' dal di dentro il lavoro degli studiosi che in qualche maniera vede crescere, è molto bello, e questa sensibilità percorre soprattutto questo volume che è strutturato per sezioni e Elena all'inizio di ogni sezione esprime le sue riflessioni con questo tipo di attenzione e di garbo rispetto ai contenuti che poi seguono. Vabbè, detto questo, non è facile parlare di questi due libri perché i temi affrontati sono veramente tantissimi. Il contesto teorico unificante, dicevo, è l'evoluzionismo nel suo impatto profondo sulla trasformazione della concezione dell'uomo, della concezione del vivente, sulla nascita della biologia, ma in realtà su proprio l'impatto di quella che è stata definita, come ricorda Fabio Sterpetti, da Dewey e poi ripresa da Dennett, la rivoluzione darwiniana, nel senso che ha esplicitato, prodotto e alimentato una serie di conseguenze importantissime sul sapere nel suo complesso, su quella che Fabio chiama la, non lui soltanto, non lo vedo, eccolo, la metafilosofia e sull'epistemologia. Quindi la cornice teorica è il frame evoluzionistico, la naturalizzazione dell'umano e quindi dell'approccio conoscitivo all'umano in tutti i suoi aspetti, per quanto mi riguarda, visto che mi occupo di neuroscienze cognitive, mi riferisco alla mente, quindi la naturalizzazione della mente nei meccanismi della sua evoluzione filogenetica, dello sviluppo ontogenetico e poi della stratificazione esperienziale in ciascun individuo nel corso del tempo. Quindi gli argomenti sono tantissimi. Il primo aspetto è, diciamo, propriamente di riflessione epistemologica, appunto sui meccanismi della scienza, sulla pluralità di approcci che proprio l'evoluzionismo in qualche modo ha introdotto e reso necessari e che poi sono stati sviluppati nel corso del tempo, pluralità di approcci al biologico, al sistema vivente, concepito all'interno dell'approccio cosiddetto dei sistemi dinamici complessi. Quindi la riflessione epistemologica si interroga sui metodi, sui criteri e sui parametri di validità della ricerca sui meccanismi del sistema vivente. E quindi l'evoluzione e lo sviluppo. Qui si apre il secondo snodo teorico, veramente
non lo so, io mi rendo conto, sono di parte perché mi sembra bellissimo, però lo snodo teorico che passa per il concetto di sviluppo è veramente molto bello e è presente in, in quasi tutti i saggi del primo libro, ma anche del secondo. C'ho un po' di appunti, non leggerò tutto, seguo solo uno schema. Il ruolo attivo, per esempio, del comportamento, e quindi se il contesto è evoluzionistico, se l'organismo è visto come sistema vivente, se il sistema vivente include l'ambiente, l'umwelt dell'organismo stesso, allora nel binomio organismo e ambiente, nel sistema direi organismo e ambiente, il comportamento come elemento fondamentale di intersezione tra entrambi i termini del binomio, cioè l'organismo, l'ambiente, in mezzo c'è il comportamento e quindi la dimensione individuale nel suo appunto svilupparsi. Le questioni teoriche che sono sotto questi termini sono grandissime, dalla appunto system science, il costruttivismo, parlando di interazione organismo-ambiente e comportamento come elemento attivo di adattamento. E quindi il panadattazionismo, cioè il fatto che il modo in cui l'individuo interagisce con l'ambiente è stato sottoposto a diversi schemi di lettura da parte dell'epistemologia e della filosofia della biologia, e che nel corso del tempo è stato necessario rifinire e un po' aggiustare e un po' modulare nel corso del tempo in funzione delle acquisizioni. E tuttavia, pur modificando nel corso del tempo l'approccio, una serie di questioni e di interrogativi tornano. E qui c'è l'abilità di questi giovani studiosi sul piano storico ed epistemologico, cioè mettono insieme l'analisi dei modelli ma anche il loro spessore storico, dove nasce un concetto e poi che gli succede nel tempo, si inabissa, ritorna, viene subisce uno stretching, viene un po' modificato e modellato in base ai contesti diversi nei quali viene utilizzato. E per esempio allora sul ruolo dello sviluppo e del comportamento, un'analisi storica che naturalmente, classicamente, passa per Piaget, in realtà a ritroso, per esempio, arriva Baldwin, al lavoro su cui ha tanto lavorato anche Barbara Continenza. E allora Baldwin l'aveva chiamato un nuovo fattore nell'evoluzione, il comportamento, un nuovo fattore nell'evoluzione, ed è il fattore critico nello sviluppo. Quindi siamo di fronte a queste due scale temporali, filogenetica e ontogenetica, e teoricamente indaghiamo l'impatto e il significato del comportamento individuale. Arriviamo così, continuando a scavare dentro questo progetto. Tu avvisami quando ho già finito. Allora facciamo che parlo solo di uno, poi se c'è un altro po' di tempo, quando ridotto a me parlo del secondo, va bene, scusate, poi mi appassiona, parlerei ora. Allora, dunque dicevo, l'uomo e l'ambiente, l'organismo e l'ambiente, l'ambiente che è umwelt, cioè non è ambiente generale ma è il mio ambiente, e il modo in cui l'interazione modifica costantemente i due termini della relazione. E quindi arriva l'epigenetica, cioè il saggio, io adesso non ho citato gli autori, su Campanella avrei potuto citare, cioè su Piaget e Baldwin avrei potuto citare Sara Campanella, prima ho citato Fabio Sterpetti, adesso stavo arrivando all'epigenetica, c'è un bellissimo saggio di Flavio Fabris, e l'epigenetica come evoluzione della genetica, come prodotto che potrebbe sembrare paradossale del convergere dei grandi sforzi di ricerca della genetica sul gene e su quello che è stato interpretato a lungo come programma genetico, e ora viene concettualizzato in maniera diversa, perché quello che era un programma oggi alcuni lo definiscono una ricetta, e la differenza tra il programma e la ricetta è che il programma stabilisce i passi, le quantità, i nessi logici, i rapporti causali, la ricetta per esempio introduce il QB, quanto basta,
che vuol dire metti farina, metti zucchero, quanto basta. Cioè dipende dal contesto, dipende dall'ambiente. E allora l'epigenetica riconosce, entrano con i piedi nel piatto i fattori ambientali anche nell'espressione genica e nella modulazione nel corso del tempo della predisposizione genetica di ciascun essere vivente. E quindi con l'epigenetica ci si interroga sulla dialettica fra per esempio plasticità e robustezza, oppure fra omeostasi e omeoresi, che sono due concetti diversi, e ciascuno mette l'accento, il primo su un equilibrio che consiste nel, dopo una perturbazione, l'omeostasi ritorna alla condizione di partenza. L'omeoresi ci becchiamo la perturbazione e ci inventiamo un nuovo stato di equilibrio. Sono molto diversi dal punto di vista teorico e si riferiscono a paradigmi differenti. Quindi parliamo di natura e cultura. Giulia Frezza anche parla di natura e cultura, per esempio applicandola al ragionamento medico. E anche lei individua i piani temporali, la storia passata, ovvero l'anamnesi rispetto a un paziente, la storia futura, la prognosi rispetto all'evoluzione della malattia, e in mezzo c'è la diagnosi. E quindi c'è l'interplay tra questi tre piani temporali, che poi è un interplay che costituisce in realtà l'essenza della vita dell'individuo. Sull'interplay, se avrò il tempo di parlare dopo, vorrei ritornare parlando del secondo libro. Dicevo che quindi stiamo parlando di natura e cultura, di biologia e altro, cioè di biologia in senso molto lato, cioè di approccio al vivente, dai geni alla modulazione dei percorsi sinaptici, quindi alle neuroscienze. E tutto questo con un'attenzione critica alle dinamiche della scienza e ai fattori extrascientifici. Chi paga, chi comanda, in quale contesto si afferma un programma di ricerca piuttosto che un altro. E a questo proposito, per esempio, applicata alle neuroscienze, c'è il saggio conclusivo, infatti finito, di questo primo libro, che è di Mattia Della Rocca, come vi dicevo, l'unico mio allievo di questo insieme di studiosi che adesso non c'è, e che riflette sulla dinamica di quella che oggi si chiama ricerca traslazionale, ovvero una ricerca che non è guidata dalla curiosità, ma è guidata dall'obiettivo che bisogna raggiungere. E, è politicamente critico questo punto, è ideologicamente molto connotato, ma tutto il resto è anche ideologicamente connotato, è soltanto che in questo caso la presenza ideologica è più evidente. Insomma, le riflessioni vanno dalla storia alla politica della scienza, dalle riflessioni sullo sviluppo della tecnologia agli approcci plurimi e pluralistici all'essere vivente, e tutto questo è fatto in modo rigoroso, documentato. Ci sono delle bibliografie bellissime, e con una grande lucidità di analisi e con un metodo di cui io riconosco la matrice, e mi commuove vedere come un buon metodo e una buona stoffa mentale da parte dei giovani possono produrre veramente dei bei risultati. Questo era il primo libro giallo, poi se posso riparlare parlerò della... Passo a Mauro. Io. Ah, ce l'hai. Allora, io sono Mauro Capocci, sono un ricercatore che esperienza all'Università di Storia della Medicina e nasco come filosofo anche io, e poi per vari casi della vita, appunto per la questione della scienza, mi sono provato a fare soprattutto lo storico. Questo semplicemente per giustificare il fatto che ho letto il libro, ovviamente, tutti e due i libri. Ma su alcune cose diciamo non sono strettamente competente, nel senso che c'è molta filosofia attiva di quella ricerca, cosa che appunto non è il mio campo, quindi lo leggo da lettore interessato ma non da addetto ai lavori, quindi ho uno sguardo probabilmente più simile al pubblico qui di stasera. Quindi al di là di invitare ovviamente tutti a
leggere questi libri, non vi racconto, sicuramente non era la mia intenzione raccontarvi quello che c'è dentro i singoli saggi. Ci sono qua molti autori che sicuramente lo saprebbero fare meglio di me, lo fanno molto bene nei diversi saggi, per cui diciamo, andate a leggere il libro. La mia riflessione ovviamente è invece appunto una riflessione da fuori, diciamo, guardando questi libri, leggendo questi libri, che da storici, che cosa viene fuori? Viene fuori il fatto, cose che in parte ha già detto Carmela, che giustamente ha detto l'onore e l'onore di aprire, e si è presa anche giustamente il compito di poter dire quello che voleva, tutto quello che si voleva dire. Quindi, sperando di non ripetere troppo quello che ha detto Carmela, invito a guardare la diversità che c'è in questi libri. Questi libri sono estremamente eterogenei, nel senso raccolgono appunto persone che sono accomunate dal fatto di studiare storia e filosofia della scienza della vita, che appunto quindi va dalla biologia molecolare all'evoluzione dei comportamenti, epigenesi, medicina, regolamento medico, cioè veramente di tutto e di più. E quindi c'è una diversità a livello, diciamo, di mappa concettuale di quello che sono le scienze della vita. Su ognuno dei campi, diciamo, della scienza della vita, questi saggi mettono delle bandierine, cioè adesso uno si posiziona da una parte, uno si posiziona dall'altra, quindi riescono veramente a costruire una mappa reale e abbastanza fedele di quello che è la filosofia e la storia della scienza della vita, che si occupa di un sacco di cose, di tante cose molto, molto diverse, perché poi alla fine ha un'importanza notevole riflettere appunto su quelli che sono i processi della vita, non solo importanza teorica nel senso per gli addetti a voi la storia, ma diciamo per gli addetti ai lavori che fanno ricerca quotidianamente, nel senso andare a vedere cosa storici e filosofi raccontano del loro lavoro quotidiano, è abbastanza importante. Diciamo, ognuno di questi libri contiene appunto tanti segni a posto proprio su quelli che sono gli argomenti possibili della scienza della vita, e quindi offrono una prospettiva appunto di una diversità enorme, formalmente quasi un calidoscopio, in cui, tra l'altro, mettendoli tutti vicini, questi saggi si iniziano a vedere connessioni tra i diversi campi, nel senso che uno appunto se si mette lì a studiare le cose vede che sì, è vero che c'è un filo evolutivo che tiene insieme alcune cose, però non è del tutto così, perché poi se andiamo a vedere a livello storico, in realtà c'è chi all'evoluzione ci credeva fino a un certo punto, chi pensava alla selezione fatale, all'evoluzione che funziona in un certo modo, e questo invece appunto porta un'altra prospettiva, non più diciamo sulla mappa sincronica delle scienze della vita, della filosofia, della storia delle scienze della vita, ma proprio a un livello diacronico, vedere come le scienze della vita siano state nel corso proprio dei secoli, ma diciamo si può parlare di Aristotele, qui di antichità non se ne parla, ma diciamo si può parlare veramente a partire da Aristotele, le scienze che hanno portato sempre qualcosa di nuovo nella riflessione di questi mondi, ed è una cosa che non è sempre stata riconosciuta. Questo è diciamo un grande merito di Elena Gagliasso, che probabilmente ha importato diciamo, in qualche modo l'idea che esistesse un'autonomia delle scienze della vita rispetto agli sistemi contemporanei. Basta ricordare, molti di voi ovviamente lo sapranno, Popper diceva che la teologia evoluzionista non è una scienza, semplicemente la teoria di Darwin non può essere scienza. Per molti decenni filosofia e storia della scienza si sono occupate soprattutto di scienze dure, filosofia e matematica. Ingiustamente, ma molto ingiustamente, ci sono delle radici storiche ovviamente di questo ragionamento. Quello che si vede in questi libri, appunto dal punto di vista storico, emerge chiaramente che in realtà tutte le volte che c'è stato qualcuno che ha affrontato temi di biologia e di medicina ha portato un contributo nuovo. Nel 600 c'era Galilei, ma c'era anche chi parlava di home machine fatte in un altro modo e portando delle peculiarità del ragionamento biologico, medico, di come vedere il mondo, perché questo si tratta non semplicemente studiare l'organismo, ma effettivamente come vediamo il mondo, perché se ammettiamo una visione evoluzionistica, allora cambiamo il nostro modo di vedere il mondo. Ma anche prima di quello, Linneo ha cambiato il nostro modo di vedere il mondo,
Quindi ne ho fatto sulle specie vegetali e animali, poi c'è qualcuno che si è ispirato all'Inneo per classificare le malattie, per esempio Cullen, facciamo un sistema per le malattie. Ora, questa qui è una cosa peculiare delle scienze della vita, questo tipo di classificazione, ed è un modo di conoscere il mondo, non è semplicemente fatto applichiamo gli stessi principi di epistemologia, no, è un'epistemologia diversa, è un modo proprio di conoscere il mondo completamente diverso. E questa appunto la cosa che secondo me è più importante. Cioè è una cosa che emerge da questi libri, è proprio il fatto che fondamentalmente tutte le volte che andiamo a guardare la storia delle scienze della vita, della riflessione epistemologica delle scienze della vita, vediamo che sono stati generati nuovi modi di guardare al mondo, nuovi modi peculiari di guardare al mondo e di considerare che cos'è scienza. Per esempio, questa è una cosa che viene benissimo, che viene fuori benissimo all'interno di questi libri, come cambiano i concetti di scientificità nel corso del tempo. Che cos'è considerato scienza? Cose che nel 600 erano assolutamente normali, ovviamente adesso le consideriamo completamente assurde, fuori dal dominio della scienza, però vediamo invece che tutte le volte c'è un'evoluzione forte di questa, e la diversità di questi libri che c'è all'interno di questi libri ci permette proprio di vedere anche molte sfumature all'interno di questi concetti scientifici di cosa è scienza, dei contesti, anche come diceva Carmela, dei contesti in cui si fa scienza. Questo forse è appunto la mia cosa che uno avrebbe potuto dire, avrei voluto un po' di più in questi libri, di costruzioni ampie di come si fa dei vari contesti della scienza, ma questo diciamo possono essere passioni personali, oppure no, poi diciamo c'è talmente tanta sostanza in tutti questi saggi che effettivamente uno invece chiedere qualcosa in più. E sono libri che appunto poi in realtà comunque riflettono sul presente, nel senso non sono solo appunto una riflessione storica che cos'era la scienza, dicono semplicemente anche guardate che esiste un presente che è molto variegato e ci dobbiamo sempre fare i conti. Il modello della macchina, per esempio, il sottotitolo dove era Machine Organism Analogy, nel senso, che cos'è la macchina? Quanto sta cambiando il concetto di macchina e come è cambiato nel corso del tempo? Un concetto che proviene dalla fisica, che poi diventa un concetto che passa nella biologia sotto forma di meccanismi biologici, poi cambia e adesso, per esempio, cioè ciò che era nel 600, 800 la macchina hardware, adesso non è più quello che diceva anche prima, Carmela, siamo stati da programma a ricetta, che è ancora un'altra evoluzione, è sempre software, sono istruzioni ma sono sfumate, sta cambiando il corso del tempo. Credo che ieri o l'altro ieri col Corriere della Sera c'era una riflessione per esempio sul cambiamento di alcune parole, dal robot, che più o meno è stato creato un secolo fa come parola che intendeva lavoro, al bot, che è un'abbreviazione di robot ma scientifica, cioè scusate, informatica, in cui non c'è più diciamo il lavoro fisico che viene fatto, ma è un lavoro esclusivamente informatico, appunto, dematerializzato. Quanto sono cambiate tutte queste analogie e come ci stiamo portando avanti? Perché appunto gli organismi sono sicuramente macchine cioè fisiche, nel senso io riesco ancora diciamo, a sollevare qualcosa fisicamente, a produrre materia, a cambiare la materia fisicamente, ma c'è anche tutto il software dietro, molto incorporato proprio nella macchina, appunto nell'analogia della macchina organismo, nel libro appunto si parla molto appunto di questa corporità poi del software. E continuiamo a domandarci che cos'è una macchina, che cos'è un organismo e dove si incontreranno, come li ricreeremo. Vogliamo arrivare all'intelligenza artificiale? Sì, ma come? Qual è l'intelligenza? L'intelligenza della macchina hardware o l'intelligenza solo della macchina software? E sono solo entrambe le, diciamo, è una o l'altra, cioè è solo macchina fisica o è solo macchina informatica o è un incrocio delle due e una necessaria stratificazione, una necessaria contaminazione delle due, e in che modo quindi dobbiamo gestire questo tipo di interazione. Quindi secondo me questi libri poi alla fine non sono semplicemente appunto ricostruzioni utili alla storia, ma aprono effettivamente una prospettiva sui dilemmi del presente, su alcune cose fondamentali di quello che facciamo quotidianamente, l'uso che facciamo degli strumenti, a come progettare
strumenti informatici, strumenti di, quello che chiamiamo intelligenza artificiale per il futuro, di gestione di flussi di informazione, che poi sono flussi di informazione, sono anche per esempio flussi di traffico veicolare. Non possiamo sempre separare, cioè non possiamo necessariamente tenere separati questi ambiti, continuiamo a tenerli insieme. Macchina, organismo, a che livello sono analogie o sono cose che non sono più analogie perché sono la stessa cosa, si incrociano, si contaminano. Questo è un grosso punto interrogativo che ci portiamo avanti, che ci serve per leggere il presente. Cioè, alla fine siamo in un mondo in cui macchina e organismo ormai sono talmente connaturate, si iniziano a compenetrare in maniera talmente forte che non è più neanche un'analogia, è proprio una relazione strettissima tra queste due grosse cose che storicamente avevamo tenute separate dicendo appunto c'è un'analogia. Adesso questa analogia è quasi collassata perché i due aspetti sono collassati. Quindi queste appunto erano semplicemente due punti che vengono fuori da questi libri e vengono appunto questi libri poi appunto secondo me estremamente interessanti da leggere. Poi appunto spero che anche voi siate d'accordo e a questo punto passo la parola a Silvia. E grazie ovviamente agli autori per avermi scritto questi libri. Io sono Silvia Cainello, sono ricercatrice dell'Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico Scientifico Moderno del CNR di Napoli. Non insegno quindi all'università e quindi con voi dovete avere un pochino più pazienza perché vedete che c'è una differenza purtroppo nella capacità di... Allora, i volumi che si presentano oggi, Percorsi evolutivi curato da Vegliasso, Morganti e Passarillo e Corpi connessi, Nuove prospettive sull'analogia macchina-organismo curato da Cilia e Toletti, sono molto diversi per struttura, l'avete già sentito. Il primo, come già il titolo segnala, è un libro plurale nel quale la teoria evoluzionistica gioca il ruolo di punto di non ritorno nell'impostazione di un ampio ambito di problemi epistemologici e storici, con un pregevole apparato, importante devo dire data la vastità del libro, che aiuta il lettore a orientarsi in questa molteplicità a partire dalle introduzioni tematiche ogni sezione di Elena Cagliasso all'ultimo suo saggio finale. Il secondo si articola intorno a un tema più specifico, la coevoluzione tra modelli dell'organismo e della macchina, dalla genesi della filosofia meccanicistica sperimentale in età moderna fino alle filosofie e alle pratiche contemporanee della ibridazione tra naturale e artificiale, come già diceva Mauro. Tuttavia i due volumi hanno molto in comune per l'ampiezza cronologica e l'intreccio dei temi trattati e soprattutto perché comprendono scritti quasi tutti, come avete già capito, redatti da giovani, se non giovanissimi studiosi che con la guida e lo stimolo di Elena Cagliasso hanno saputo trasformare l'esperienza troppo spesso solipsistica del lavoro di dottorato di ricerca in un'occasione di confronto e crescita comune. Si tratta di un risultato notevole, è stato già detto, per la qualità, che dimostra ancora una volta che nelle angustie dell'università italiana essa possiede le risorse per eccellere nonostante l'entropia che la minaccia da molte parti, ma vuol dire anche, perché attesta, come è stato già detto, la continuità della tradizione di studi e ricerche inaugurata a Roma da Vittorio Sonnizzi e mantenuta in vita anche grazie alla presenza ventennale del centro interuniversitario del Press Viva, di cui Elena è attualmente presidente, che a Roma soltanto coinvolge due istituzioni universitarie, Sapienza e Roma Tor Vergata, e vari loro dipartimenti. La forza di attrazione di questa tradizione intrinsecamente plurale, come è stato già notato, che si è ramificata nella storia e filosofia dell'evoluzione, delle neuroscienze e della medicina, ha avvicinato un gruppo crescente di giovani filosofi storici della scienza ad ambiti disciplinari dei quali la presenza italiana è ancora abbastanza rara e sporadica, per proporsi in essi senza tema del confronto internazionale, e questo è anche il motivo per cui il secondo di questi volumi è stato pubblicato direttamente in quella che è la lingua dominante di questa comunità scientifica, ossia l'inglese. Data la vastità dei temi, mi limito, e quando non ho più altro di questo, a proporre alcuni assaggi di lettura, senza nessuna attenzione di esaustività, ma solo di mettere in evidenza alcuni dei molti fili che attraversano. Aspetti diversi, vorrei dire opposti, del rapporto tra scienza e società emergono nel saggio di Morganti e quello di nei contributi della Rocca di cui ho già parlato per lei. Morganti mette in luce un'importante sinergia tra gli aspetti culturali e quelli materiali della società inglese vittoriana in cui va contestualizzato il pensiero di Darwin. Da una parte la teologia naturale, che seppe assolvere il compito di mediare alla società inglese il materialismo della scienza francese, in particolare da Marx,
e dall'altra aspetti materiali come la contemporanea espansione del mercato editoriale dopo la diffusione delle stampatrici a vapore, che creò uno degli esempi più notevoli all'epoca di cultura diffusa. La diffusione capillare degli scritti di Chambers e Powell, su cui Morganti si sofferma, fu tra i catalizzatori di quel contesto culturale che fu sia la base della teoria darwiniana che del pubblico per essa. Se in questo saggio si assiste in senso positivo alla creazione di un'ideologia nel senso lato, diciamo, di orizzonte di immaginazione, in questo caso coadiuva la ricezione dei progressi della scienza, il più tristemente a noi noto lato oscuro dell'ideologia si afferma invece con violenza nei saggi di Della Rocca, dando corpo alla necessità etica di un pensiero critico rivolto alla neuroscienza. Rispetto all'impostazione tipica di quelli che si chiamano di solito science and technology studies, corrente importante che investiga appunto compromissioni, interessi, politiche istituzionali ed economiche che si intrecciano senza soluzioni di continuità nelle movenze della scienza cosiddetta post-accademica, la ricostruzione che Della Rocca opera rispettivamente del concetto di plasticità neurale e di ingegneria inversa si avvale della storia stessa dei concetti che la scienza impiega. Ma il pensiero critico sulla scienza, per fortuna, non nasce sempre meno, nasce solo al di fuori dei suoi confini. Restuccia, nel volume Corpi connessi, descrive quello che Nietzsche avrebbe forse definito un incontro stellare, ossia le singolari convergenze nella riflessione etica sulla tecnica dall'interno di Norbert Wiener e quella del filosofo Marta Benjamin. Come è noto, tuttavia, l'implicazione più pericolosa del darwinismo, la naturalizzazione dell'uomo e soprattutto dei prodotti della sua mente, è stata da sempre molto controversa. Sterpetti argomenta che la dichiarata assimilazione del darwinismo da parte di molta filosofia analitica contemporanea, addirittura della stessa epistemologia evoluzionistica, nasconde un sottile lavoro di negoziazione, che produce uno spettro variegato di posizioni filosofiche molto più compromissorie di quella svolta marcata, come è abbastanza diffuso dire, della epistemologia naturalizzata di Quine. Insomma, la filosofia, per Sterpetti, non avrebbe mai risolto davvero i conti con le conseguenze metafilosofiche del darwinismo che continuano a insidiare la sua stessa esistenza. Molto diversa e decisamente post-quainiana è invece l'impostazione alla base del saggio di Simone. La nuova, o se si guarda un po' più indietro, la rinnovata intimità tra la filosofia e le scienze, prodotta dalla svolta dell'epistemologia naturalizzata di Quine, non cancella ma affina la ricerca delle condizioni normative della condizione, la dota di strumenti nuovi e di un orizzonte comparativo che si estende oltre i confini dell'umano. La tesi del cervello predittivo che De Simone esamina recupera una autonomia dei processi di pensiero rispetto all'ambiente nei termini computazionali propri delle neuroscienze cognitive. La mente cervello genererebbe costantemente inferenze predittive, modelli interni di quel che sta succedendo nel mondo, ricostruendo attivamente le informazioni sensoriali secondo stime incrementali di probabilità, mentre la percezione agirebbe solo come finale validazione o disconferma dell'ipotesi. Siamo così tanto lontani da visioni comportamentistiche in cui l'organismo è passivamente diretto dall'ambiente attraverso il rinforzo, quanto vicini alle premesse della epistemologia evoluzionistica che assimila l'attività cognitiva a un processo di adattamento. In particolare quello che Popper definiva il darwinismo attivo, nel quale sono proprio le capacità anticipatorie rispetto all'ambiente che restituiscono all'organismo la sua autonomia causale. Sulla stessa linea teorica del darwinismo attivo si può situare anche il saggio di Campanella, di cui già parlava Carmela, che traccia il percorso che lega quella che nella prima dimensione è proprio la teoria archetipica del ruolo causale nel comportamento nell'evoluzione, ossia la selezione organica di ma individuando le interessanti spiegazioni della biologia dei sistemi globali. È noto come oggi la teoria dell'evoluzione sia in profonda trasformazione, è stato già molto detto. La tendenza comune nella revisione del nucleo originario della sintesi moderna è di moltiplicare i livelli causali rilevanti per l'evoluzione oltre i geni, insieme di riconoscere l'esistenza di forme di ereditarietà che non dipendono unicamente dalla trasmissione come continuità fisica delle sequenze del DNA, ma anche come qualcosa che ogni volta si ricostituisce dinamicamente. Questa istanza si articola a vari livelli. Nello sviluppo, l'ereditarietà non si limita ai geni, ma diviene prerogativa delle organizzazioni genomiche di alto livello. Come mostra Passarello a proposito di Eric Davidson, già papà, con Rick del primo modello di
regolazione eucariota, genica eucariota, le reti regolative dell'espressione genica nello sviluppo si auto-organizzano in base a principi design principles ingegneristici e hanno una stabilità evolutiva superiore a quella dei geni che le compongono. Anche qui si può rilevare che l'autonomia dei livelli superiori di organizzazione biologica si sostanza e si corrobora in un paradigma computazionale, dove è la logica booleana delle reti che presiede alla loro organizzazione funzionale prescrive le regole del loro cambiamento evolutivo. Ma se questo approccio sistemico, che è oggi a pieno diritto ascritto alla corrente post-genomica della systems biology e oggi fra i più influenti e finanziati in tutto il mondo, non è solo a questo livello ancora genomico che le cose si muovono. Si pensi al concetto di niche construction, lanciato da Odin Smith e altri autori, dove il tipo di ereditarietà che è in gioco è di tutt'altra natura, riguarda la ereditarietà ecologica e la sua relativa autonomia, ossia l'ambiente vissuto delle specie che viene irreversibilmente modificato dalla coevoluzione con le specie stesse, le specie che lo abitano, tanto da divenire parte strutturante non solo del processo di cambiamento continuo delle specie stesse, ma anche della loro persistenza nell'identità. È facile intuire come il concetto di identità ecologica avvicini in modo nuovo la biologia alla cultura e anche alla storia. Un modo che invece di ridurre il culturale al biologico, li unifica in un processo di complessificazione incrementale dell'ambiente stesso, fino all'istituzione di quella che Marlene Donnell definiva le esomemorie, che sono altrettanto esternalizzate dell'ambiente stesso. Ma non è detto che in queste forme finalmente non semplicistiche di naturalizzazione l'accertamento di una continuità davvero poi avvicini tanto come le altre specie. Una delle prospettive più interessanti, a mio avviso, per mettere a fuoco la diversità della cultura umana rispetto a quelle che oggi a buon diritto chiamiamo culture animali, è lo studio comparatistico dell'imitazione, su cui si concentra il saggio di Di Paolo. Evidentemente il problema della natura spiccatamente cumulativa della cultura propriamente umana non si riduce alla trasmissione transgenerazionale di queste memorie di informazione, perché sappiamo che non c'è informazione senza ricevente. Ma se si guarda a uno dei canali più primari di questa ricezione, l'imitazione, i bambini mostrano una piccola ma molto interessante differenza dai primati anche più prossimi. Il piccolo scimpanzé capisce l'obiettivo dell'azione a cui assiste, ma cerca di raggiungerlo a modo suo. Ma sarebbe superficiale leggere questo comportamento come più creativo. E infatti il bambino, che sembra più interessato a imitare la precisa intera catena dei gesti che vede, scomporre la sequenza procedurale, che raggiungere direttamente il fine dell'azione, che arriva più lontano. E evidentemente nell'appropriazione della logica della tecnica che sta la novità profonda di questa emulazione 2.0, come la chiama Di Paolo, non solo consente un'accuratezza molto più dettagliata della trasmissione dell'informazione, ma un po' come il cervello predittivo che ho evocato sopra, indica una capacità di organizzare la conoscenza offline, articolandola in un sistema complesso di cause ed effetti che è alla base tanto della rappresentazione conoscitiva del mondo che dell'azione trasformativa relativa su di esso. Questa sorta di percezione primaria della tecnica, se si può dire così, si trova riflessa in quella linea filosofica sulla quale si soffermano, nel volume Corpi connessi, i saggi di Lupi e di Bilda. Si tratta della linea che va da Guillem, che vede le macchine come estensione dell'umano, ma ancora pone l'accento sulla dimensione creativa come prerogativa dell'uomo in quanto il costruttore delle macchine, a Gilbert Simondon, filosofo allievo di Guillem, in cui la tecnologia cessa anche di essere estensione del corpo per ibridarsi nell'umano come parte integrante di una costitutiva relazione tecno-estetica con il mondo. Una parte importante del volume Corpi connessi è poi dedicato alla sfida che ancora rappresenta perseguire quello che Roberto Gordeschi ci ha insegnato a chiamare il metodo sintetico, ossia per restituire i modelli simulativi o addirittura materiali presentati nel robot fatta di cognizioni e modi analoghi a quelli umani. Questo compito si correla allo spostamento di enfasi nelle conoscenze dalle funzioni cognitive a quelle affettive e comporta evidentemente una crescita di dimensionalità dei modelli. Ne raccontano sia il saggio di Trombetta, che illustra teorie e pratiche sperimentali volte a simulare processi cognitivi come la capacità di scelta, decision making, incorporando parametri
che rappresentano anche stati emotivi emozionali, che è quello di Boccellione, che illustra gli strumenti con i quali si sta attualmente affrontando la sfida teorica e metodologica di ricondurre a una logica computazionale stati come quelli emozionali che non sono digitalizzabili facilmente, in quanto, come dice Boccellione, implicano cambiamenti continui di natura analoga del corpo. Cilia, infine, propone una riflessione metodologica sulla simulazione delle funzioni cognitive, volta a superare l'attuale iato tra simulazioni orientate al modello, che prendono le mosse da modelli causali dei meccanismi cognitivi responsabili di precisi comportamenti studiati, e quelle orientate ai dati, che mirano a implementare simulazioni a grande scala dei meccanismi cerebrali in un livello di dettaglio finora impossibile, pensate al Human Brain Project. Ora, questi problemi, che si collegano strettamente alla nascente epistemologia dei big data, sembrano intersecare livelli di indagine molto diversi e si presentano, per esempio, mutatis mutandis anche a livello dell'analisi post-genomica della funzione dei geni, nell'opposizione tra ricerca hypothesis driven e data driven. Ciò sembra indicare che le istanze più trasversali fra fenomeni di identità poste su livelli molto diversi, vorrei dire il luogo deputato al dialogo tra causalità plurale nella pratica attuale della scienza, sono divenuti ora diversi modi per modellare sistemi dinamici complessi sullo sfondo di quella integrazione sempre più stretta tra sperimentazione umile meccanicistica da una parte e modelli computazionali, biomatematici e bioingegneristici, che è e resta la cifra dell'attuale biologia dei sistemi. Grazie. Allora, se non siete morti dopo le nostre tre presentazioni, vi inviteremo a interagire con domande, osservazioni, riflessioni, critiche, insomma, come vi viene di interagire con noi, ma in realtà più che con noi, con tutti gli autori, soprattutto di spazi, ecco, suggerirei, no? Di dare anche spazio a quanti fra gli autori sono presenti in questa sala sulla base eventualmente della vostra curiosità, sperando che mi venga voglia di dire qualcosa. Perché sennò ricominciamo noi a leggere. No, perché è una minaccia questa, sennò ricominciamo noi. Stavi per dire qualcosa? No. Ho sbagliato, però ho visto un movimento. Ah, grazie. Solo Maria. Ecco. Grazie. Maria Conforti. No, ma senza microfono. A me interessa molto, diciamo, essendo io proprio tutt'altro mestiere, tutt'altra competenza, tutt'altra, mi interessa molto diciamo l'esperimento del libro collettivo, perché il libro collettivo è una cosa che oggi è considerata una cosa che non fa di risulta, perché insomma così non c'ha di meglio da fare e quindi butta dentro i saggi, oppure è considerata una cosa insomma che viene fatta così un po' in omaggio, insomma, comunque a esigenze di tutoria. Invece a me interessa molto quello che mi ha molto colpito, io conosco meglio Wild Bodies, e quello che mi ha molto colpito è questo impegno dello scrivere insieme e del fare davvero una cosa collettiva. Allora mi chiedo se anche all'interno appunto di un dottorato che, come ha detto, chi l'ha detto? Silvia, forse prima l'ho sentito, chiedo perdono, è di solito un'esperienza solipsistica, invece qui si è, come dire, concretizzata un'esperienza molto più, diciamo, seminariale. Quindi non so se qualcuno degli autori o anche Elena vuole dirci qualcosa di questo, che sembra un dettaglio, ma insomma non mi è sembrato. Su questa origine seminariale anch'io, Elena, ti volevo chiedere due parole, perché è veramente un bel modo di crescere insieme lavorando, così come la simulazione, come ci ricorda Cilia, come understanding by building, by doing. Ecco, qui c'è il comprendere insieme operando insieme, che è bellissimo. Neanche nella tua introduzione tu citavi di certo un vero seminario, ci vuoi dire qualcosa su questo? Perché è veramente una caratteristica di pregio, secondo me, del modo in cui è nato, della genesi di questo libro scritto. Ti dà?
intanto vi ringrazio, tutti noi vi ringraziamo di questi grandi apprezzamenti che avete fatto di questi due lavori. E, beh, direi sono due lavori intanto nati in modi diversi, e adesso cerco di spiegare come. In comune hanno il fatto che in un certo arco di tempo si è data una congiuntura particolare, cioè di molti dottorandi in questo campo di studio e tutti molto bravi. Cioè questa è una cosa che non sempre succede, è successo, ci sono anche degli aspetti di contingenza. Le loro bravure si sono intersecate. E allora, in un caso, nel caso di Wild Bodies, questo libro nasce da una serie di seminari che fanno parte del dottorato, un seminario continuativo che era nato ancora con Roberto Cordeschi e con me come coordinatori, ma soprattutto gestito da volta a volta una coppia di studenti. Era nato come un gruppo di studio, poi dopo si è trasformato, è diventato qualcosa di più importante, abbiamo chiamato i relatori dall'esterno, quindi un po', infatti non sono tutti dottorandi nel Wild Bodies, e ogni anno c'è una coppia di dottorandi, diciamo, in corso, perché il problema del dottorato è che questi dottorandi ovviamente hanno un loro avvicendamento, quindi chi ha curato questo libro, adesso è uscito il dottorato, Nicole Cilia e Luca Tonetti, e ci sono altri due che stanno facendo questo seminario continuativo, che lo stanno portando avanti durante l'anno con un seminario al mese fatto da due persone e così via. Quindi la metodologia in questo caso è stata una metodologia che è nata abbastanza spontaneamente e che è stato un modo di lavorare soprattutto ogni volta scegliendo un tema. Il tema Wild Bodies era quello che era stato scelto nel 2015, quest'anno ne abbiamo avuto un altro più sull'epistemologia, l'anno prossimo vedremo. L'altro libro invece, Percorsi evolutivi, nasce in un modo meno organizzato dal punto di vista del ruolo, dell'identificazione di un seminario continuativo organizzato all'interno di un collegio dottorale, ma nasce per caso un po', perché io mi sono accorta che tutti questi dottorandi avevano delle grandissime capacità e dei temi di ricerca molto interessanti. Mi sono fatta aiutare da loro nel corso normale, per cui un po' a staffetta nel 2014 mi pare, loro hanno fatto delle lezioni che io collegavo, è stato un anno interessante, soprattutto era una scommessa, perché non era detto assolutamente, questi erano temi difficili, i dottorandi hanno un livello molto alto, gli studenti, sia pure gli specialisti, che hanno detto che seguivano. Io sono stata molto ricompensata, nel senso che adesso che il libro è uscito e che l'ho usato nel corso, abbiamo fatto gli esami 20 giorni fa e c'è stato un risultato straordinario, nel senso che sono andati molto bene quelli che avevano frequentato e portato anche questo testo. Però per dire come ha funzionato, quindi ho fatto fare delle lezioni. Alla fine tutti ci siamo abbastanza divertiti in queste lezioni, no? Mi pare. E un po' per caso, con alcuni di loro abbiamo detto, ma perché non le monetizziamola questa cosa, che poi non monetizzi niente, però insomma capitalizziamo, scriviamo il libro. Allora, ognuno scrive il suo pezzo, tra l'altro senza particolari difficoltà, perché è il suo campo di ricerca, a questo punto si tratta di trovare l'ingranaggio, come chiede Maria, no? Cioè come funzionava, c'erano i campi di ricerca diversi, andavano collegati insieme, e questo devo dire ha invece come dire, difficile da spiegare, perché sono degli aspetti imponderabili. Ha funzionato, l'integrazione è successa, non sempre, non era detto assolutamente che chi si occupava, che ne so, della storia della medicina nel 600 o che si occupava della connettomica o dell'arrivo di Darwin nella sua epoca potesse veramente integrarsi tra di loro o molti altri, no? Allora, quello che intanto è stato buono è dividere per pacchetti queste cose, e poi devo dire che io ringrazio la persona di Franco Angeli che ha seguito, che è la dottoressa Maria Gallo, che lei stessa ha avuto l'idea, scusa, ma fai delle connessioni, no? E a quel punto lì ci siamo
siamo messi, io facevo le connessioni delle sezioni, perché erano sezioni un po' diverse quelle delle altre, tirando lo stesso filo rosso che tiravo anche a lezione, però tra le loro cose. E devo dire che ci pensavo l'altro giorno, l'estate scorsa stavamo a impazzire sul glossario, su queste cose, e mi sembra che c'è anche un pizzico di, diciamo, di casualità in questi aspetti, bisogna riconoscerlo. Cioè, di casualità nel senso che tutti innanzitutto ci hanno tenuto a farlo, sono stati tutti molto partecipanti. I due curatori che sono stati scelti un po' così, si sono autoproposti, poi io ho dovuto mettermi, perché dice, no, metti il nome perché se non c'è il nome del docente non lo si vende, questa è stata la cosa, io potevo anche stare indietro come per quell'altro di Wild Bodies. E ha funzionato molto bene, credo che una parte del, diciamo, del merito indiretto di questa cosa, della bravura loro, dell'impegno, del fatto che insomma, un conto è fare le lezioni, un conto è scrivere, molti di loro stanno già scrivendo la tesi dottorato, quindi c'è stato un sovrappiù di lavoro, però insomma, è stato fatto tutto con grande piacere. Una parte di fortuna è dato dalle tematiche, e questo mi sembra che voi l'avete presentato molto bene. Cioè non è così in particolare riuscire a far funzionare bene dei tipi di ricerca anche diversi se la tematica è una tematica appassionante, forte. È vero, in Italia ci sono poche persone che fanno questo, però nel momento che uno ci si trova dentro ed è proprio quelle persone lì, sono molto sparse, per cui sì, aggregarle si può. Esatto, però voglio dire, l'aggregazione non è stata una cosa proprio venuta molto spontanea, molto bene, però a questo punto, questo per rispondere un po' a te Maria, non è, certamente non è stata una raccolta di quelle diciamo che si fanno tanto per fare una raccolta, è stata una traduzione scritta di qualche cosa che era stato vissuto già precedentemente, e quindi i seminari continuativi del dottorato, le lezioni nel corso, no? Tutta questa dimensione di collegamento che già c'era molto forte, in gruppo, quando un gruppo funziona è così, no? Non so se qualcuno vuole dire. Vabbè, io sono Alessandra Pascariello, sono forte. Senta? Adesso sì. Ok. E, io sono una relatrice, una relatante, forse tra tutto quello che è stato detto fino ad ora, perché non si chiama era insomma esaurito tutto quello che poteva essere detto. E forse aggiungo la domanda di Maria, ha stimolato una riflessione che però è puramente emotiva. E io sono d'accordo nel dire che il dottorato è un processo in parte solipsistico, nel senso che la tesi è talmente specialistica che la si fa prevalentemente da soli, e ovviamente con la supervisione di un professore. E per me è stato, sia come autrice sia come curatrice, è stato estremamente utile sapere sia cosa stavano facendo contemporaneamente i miei colleghi e sia scoprire che in realtà c'è un modo di affrontare la filosofia della biologia e la storia della biologia in comune, nel senso che pur occupandoci di tematiche diverse abbiamo un metodo appunto comune che noi non conoscevamo vittoriosamente, e non è che lo abbiamo studiato nel senso che non è che ne conosciamo la biografia o non per forza abbiamo studiato i lavori, perché non siamo tutti quanti esperti di supernetta, e però riconoscere quell'impronta, diciamo, nel metodo comune è qualcosa che legittima anche il lavoro, e per questo mi ha fatto molto piacere, mi ha fatto anche proprio bene, nel senso che arrivo alla fine del dottorato e sono capace di spiegare a qualcuno all'esterno della comunità accademica filosofica che fai filosofia della biologia, insomma. Certo, questo sì. Molto bello. Passo la parola. Io ho un'esperienza leggermente diversa di quella di Alessandra, perché noi ci siamo ritrovati a curare questo ciclo di seminari, io e Luca Donetti, ci è stata data questa possibilità, e abbiamo scelto un tema insieme alla professoressa Gagliasso, che è poi il tema che abbiamo trattato durante il libro. In realtà però ci siamo accorti che il tema non era solo affrontato da filosofi della scienza, e quindi abbiamo cercato di mettere insieme, infatti all'interno dei seminari li abbiamo accolti ingegneri, fisici, psicologi. Spesso è stato difficile perché avevamo proprio dei linguaggi totalmente diversi, e anche se
parlavamo dello stesso oggetto, ne parlavamo in maniera talmente diversa che non riuscivamo quasi a intenderci. E la sfida del libro è stata proprio questa, cercare di capire che in realtà la metodologia di indagine può essere diversa, però un contenuto può essere utile all'altro. È proprio questo dialogo che speriamo sia emerso dal libro. E per quanto riguarda Somenzi, sì, abbiamo sicuramente ragione, tant'è che noi non abbiamo potuto per almeno visitarlo nell'introduzione quando abbiamo cercato di scrivere una storia dell'evoluzione di questa analogia della macchina dell'organismo. Sì. Ne approfittiamo per ringraziare la Gagliasso, chi ci ha accolto, quindi la Gaglianiello e la Conforti, e tutti gli autori che hanno partecipato a Luna. Luca vuole dire che ha tagliato la parola. Io dico solo un'ultima cosa, volevo ricordare Roberto Cordeschi, perché appunto è venuta fuori questa impronta smenziana, ci teniamo molto, una questione anche affettiva importante, ed è anche bello sentire voi giovani che una volta Mattia mi ha detto: professoressa, io sono un somenziano post mortem di esperienza. È anche bello questo, perché in realtà nel nostro mestiere, al di là cioè accanto al veicolare i contenuti, le conoscenze, una parte importantissima ce l'ha comunicare una metodologia, un'attitudine alla ricerca, un atteggiamento nei confronti del sapere, del mondo, della vita, sempre di più. Per cui e questo è molto bello. E volevo dire che c'è forte Roberto Cordeschi in questo Wild Bodies, perché il suo lavoro sulla scoperta dell'artificiale è come un filo rosso che percorre diversi capitoli ed è molto bello. E c'è la sua attenzione alle dinamiche epistemologiche, ai meccanismi del sapere scientifico. Ed è veramente una cosa molto bella la riflessione sulla consistenza delle metodologie. Questo va ricordato, mi fa piacere di ricordarlo, perché c'è moltissimo anche Roberto in questo lavoro. Ha detto questo, non se no niente, non vuole dire niente. Vabbè, allora solitamente che si fa? Se nessuno parla, si va a mangiare. Si getta la spugna? Sì. Va bene, comunque siete veramente stati molto bravi. Questi libri sono belli, sicuramente utili, e a chi viene dopo di voi o segue la vostra strada, vedo qui alcuni miei giovani, perché qua c'è questa dinamica dell'evoluzione del percorso e dello sviluppo è importantissima. E allora sicuramente è da esempio il modo in cui avete lavorato e anche la qualità dei vostri prodotti, quindi ai giovani che vi seguono sicuramente fa bene questa cosa qui. Va bene, vi ringrazio e ci vediamo in un'altra occasione.